direi che cominciamo da questa 24enne di Senigallia che a 5 anni già suonava il piano. Signore e signori, Roberta Giallo! Ciao Napoli! Allora, inizierò con una canzone. Il titolo è Giornata no, ma per me questa è davvero una giornata sì. E vai! Mi sembra perduto, giornata no, no, e mi pare di non aver mai goduto. Ho rinnegato più volte cielo e terra, ed ogni angolo del mondo mi è sembrato in guerra. Poi ho cacciato anche te dalla mia vita, dalla mia stanza, così senza un perché. Devo essere pazza, stanca. Quando il giorno prima volevo scriverti un libro per parlarti d'amore e confessarti in lettere ciò che non so dirti a parole. Giornata no, no, e mi sembrava persino più freddo fuori. Giornata no, no, anche le canzoni erano rumori. Non mi è sembrato più buono neanche il pane, ed ogni singolo progetto mi è sembrato da rifare. Quando il giorno prima volevo scriverti un libro per parlare d'amore e confessarti in lettere ciò che non so dirti a parole. Poi avrei voluto passarti le mie mani tra i capelli e col coraggio che restava leggerti i miei pensieri più belli e poi magari darti un bacio a fior di labbra. E poi magari se ci sta baciarti tutta la faccia. E ho in mano quel libro che parlava d'amore, ma all'improvviso ogni pagina mi è sembrata da strappare, da bruciare. E non ti ho ancora passato le mie mani tra i capelli e tengo serrati nella testa più belli. E ora vorrei darti quel bacio a fior di labbra, e poi magari se ci sta baciarti tutta la faccia. Grazie. Grazie a tutti. Un po' di movimento adesso, eh? Fedele. Sì che io sono una brava ragazza, bevo tè camomilla nella solita tazza, e poi lo sai che sono molto tranquilla. Esco di casa solo per fare la spesa, ma tu hai sempre più garanzie e vorresti che io facessi quasi pazzie per dimostrarti che non ti dico bugie e non ti racconto puramente di zii. Quando affermo che non cadrò mai in tentazione perché ci tengo troppo alla nostra
perché tradirei quando si sta così bene. A me piace solo ballare, non penserai mica male. Tra poco avremo anche modo di capire le emozioni che ha vissuto su un palco come quello del Cornetto Free Music Festival, in, appunto anche su All Music. Ma tra poco ne vivremo ancora, fatevi sentire Napoli! Che bello, è sempre un'emozione. Grazie ragazzi, buttate, ritorniamo. Buttate i portafogli. Buttate il portafogli. Perché? Tra poco. Perché è gratis, da non certo. Crederci, torniamo tra poco. Tornati, siamo in compagnia di Roberta Giallo che si è appena esibita sul palco di Cornetto Free Music Festival. Come è andata? Ragazzi, io sono contentissima, è andata bene e niente, ringrazio la piazza che è fantastica, Piazza Plebiscito è veramente bella e tutti coloro che erano qui, grazie ancora. Esatto. Beh, Roberta, ci si abitua facilmente a un palco del genere, credo, vero? Speriamo di ritornare a questo punto. Allora, domanda ad uopo, giustamente, cosa ne pensi di manifestazioni come queste che regalano comunque la musica? Allora... E che danno un'opportunità a te, soprattutto ragazza certo. Emergente, di esibirsi su un palco del genere. Sono grandi occasioni e quindi meritano tutto il nostro supporto, anche perché insomma dopo tutto io sono una sconosciuta e senza Cornetto Free Music non sarei mai riuscita a calcare un palco del genere con delle presenze quali Carmen, Skin, i Simple Plan e adesso Sting, insomma. Eh sì, diciamo che sei sicuramente in ottima compagnia. Io leggendo un po' di te, no? Perché comunque anche quando un artista è sconosciuto, di artista si tratta, quindi bisogna capire qualcosa in più, come è il suo mondo. Mi ha stupito molto pensare a una roba tipo: mentre gli altri giocavano a nascondino, lei a 5 anni suonava il piano. Allora, devo dare la colpa oppure devo ringraziare mia madre per questo, che me l'ha proposto, e a quel punto io ho detto perché no. E poi niente. La tua mamma suona piano anche lei. No, 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 però ama l'arte in genere. Ma a parte questo, e mentre insomma, Alvin giocava pizzico rampichino, lei fatto sta che il piano. Il piano poi da solo così alla fine, come dire, mi piaceva scrivere canzoni. Quindi al di là a di questo a 5 no, anni. No, 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 con calma. La prima canzone 11 anni. Ah, beh, però mi precoce, ricordo che si intitolava come però, dimmelo. E infatti è pazzesco. Allora, Please Garçon, mi ricordo, lo confesso. Please Garçon. Era inglese, quindi una ragazza che ha 11 anni scrivendo già musica, no, però, sapeva inglese e francese. Allora, poi ovviamente tra cose brutte, cose mediocri, insomma cose così, cosa, a forza di tentare, ritentare, insistere su quel pianoforte, poi sulla tastiera, ecco che nascono le prime canzoni e probabilmente insomma finalmente ecco un palco dove poterle cantare e portare la gente. Tu hai studiato anche filosofia, giusto? Sì. E riesci a far combaciare la filosofia con la scrittura dei allora, tuoi testi? Allora, io a questo punto dico, la filosofia aiuta anche se si riesce poi a non pensare sempre. E infatti c'è una frase di Pascal a questo punto che dice, no? Il cuore ha delle ragioni che la ragione non comprende. Quindi andammo col cuore, non sarà detto bene, però... No, io ridevo insomma, perché Alvin è specializzato in citazioni. Chiudi grazie, con una delle ragazzi. Due e passa la linea a Sara. Di mamma ce n'è una, chi vivrà, vedrà. Ok, grazie Roberta Gianni. Ciao ragazzi, grazie ancora a tutti. Bravo,